oggi abbiamo speso le cose della cucina per l'istituto dei disabili di Locri, che quei soldi che ho ricevuto dalla gente della Germania, amici che con quelli io ho fatto una festa, e loro hanno spedito 700 euro. Questa cosa per me è una cosa che mi sta vicino al cuore. Io sono contento che ho fatto questo, con questi soldi che abbiamo raccolto, abbiamo fatto una buona cosa, e sono contento e felice che riesco bene. Il concetto di associazionismo è già un concetto che esprime un fine comune messo a punto da un gruppo di persone. Se queste associazioni poi si riuniscono, si possono fare delle cose ancora più grandi. È quello che è successo effettivamente per il Centro Recupero Neurologico di Locri. È nato da un desiderio degli operatori a favore dei ragazzi che effettivamente usufruiscono del catering per il cibo, per il pranzo, la cena, colazione, ma alla fin fine la cosa più bella era il desiderio di poter fare qualche cosa di diverso, un dolce, un pasto diverso, anche fuori dagli orari classici che sono cadenzati. E allora da questa richiesta è nato la nostra azione di metterci in moto, quindi per poter raggiungere lo scopo e acquistare una cucina. Diciamo che ci siamo fatti carico perché abbiamo potuto, perché noi viviamo di piccole attività, e il cuore grande della gente effettivamente ci permette lo svolgersi di queste attività. In questo caso dobbiamo ringraziare di essere stati inclusi in un progetto della Caritas diocesana, che è l'8 per 1000 delle Sentinelle di Speranza, per volontà e per mano di Sua Eccellenza Monsignor Oliva, che solitamente ci dà dei contributi, ma diciamo vicino alle nostre attività, e noi questo contributo natalizio l'abbiamo deciso proprio di devolverlo e di utilizzarlo per l'acquisto di una cucina. Poi, come ormai saprete, perché comunque Vincenzo è stato abbastanza preciso nello spiegare, la signora Ursula si è fatto carico di voler completarlo, questo dono, ed è nata così effettivamente un luogo che già di per sé dà un po' di gioia a vederlo per i ragazzi. Ora stiamo soltanto aspettando di vederla completata, montata. Il 23 noi andremo per i soliti regali che diamo, gli auguri per Natale ai ragazzi, e con l'occasione il nostro assistente Don Gianni impartirà la benedizione, quindi alla fin fine possiamo dirci non solo soddisfatti ma felici di esserci riusciti, perché le sinergie contano e sono importanti. Da soli si possono fare piccole cose, ma se siamo in tanti si realizzano si realizza tanto, e sempre a favore di persone fragili come in questo caso.